Amici, bentornati sul canale 9000 Giri Elaborazioni Autosportive. Oggi vi facciamo vedere un ennesimo lavoro di modifica acustica, modifica del sound, completata con una parte estetica posteriore. Questa è una BMW serie 4 col motore 2000 turbo diesel 4 cilindri da 190 cavalli. Io inizierei con la parte posteriore, dove abbiamo montato questo spoilerino in carbonio sul baule, l'estrattore posteriore e i quattro scarichi unicamente estetici. Quindi, mantenendo il terminale di serie, abbiamo messo questi quattro terminali per far sì che la parte posteriore sia decisamente più sportiva. A questo punto, essendo un diesel, non siamo intervenuti a livello strutturale cambiando nessuna parte della linea. Abbiamo montato, per andare in sintonia con la parte estetica esterna, abbiamo montato il classico Active Sound Booster. In questo caso è uno dei due modelli che noi montiamo. Di solito montiamo o il Max Aust nell'ultima versione, il Bridge, o questa versione qua che si chiama Pantera. Adesso Mirko vi farà vedere come dialogare con l'app che consente di fare le varie modifiche per ottimizzare il sistema. Allora, qui abbiamo l'applicazione che è completamente diversa dal Max Aust. Abbiamo il classico volume che uno può regolare. In più poi abbiamo tutti questi Sport, Race, Eco e vari suoni. Questa è la possibilità da mettere da un 4 cilindri, a un 6 cilindri, a un 8, a un 10, a un 12 e la modalità elettrica. Per esempio sullo Sport abbiamo un 4 cilindri. Il Race un 6, il Race Plus è un V8 e poi adesso dobbiamo ancora memorizzare ovviamente gli altri suoni. Da qua si può accendere e spegnere, quindi così la macchina torna stock, così lo riattiviamo. Poi abbiamo varie applicazioni dove possiamo anche fare l'effetto ibrido. Se è una macchina ibrida o elettrica, si può regolare da qua. C'è proprio un sistema particolare che ti fa misurare i vari profili. Ad esempio, qua fa elettrico o ibrido, modalità ibrida o elettrica, in base a che cos'è la macchina, se è totalmente elettrica o ibrida. Quindi può funzionare anche con qualunque tipo di autovetture. Ok, direi che anche per questa BMW è tutto. Avete sentito, ne abbiamo già, credo, fatti una ventina di video che fanno sentire appunto questo discorso del sound booster realizzato artificialmente. C'è una schiera di persone che storcono il naso, un'altra schiera di persone che viceversa apprezzano molto, e devo dire che per tutti e due i marchi, essendo il primo installatore in Italia, probabilmente sono più quelli che apprezzano di quelli che deprezzano, perché grazie a questi video che noi facciamo ci chiamano veramente un po' da tutta Italia e ne montiamo veramente tantissimi di questi sistemi che, come ripetiamo, sono omologati, non sono invasivi perché non tocchiamo nessuna parte strutturale, si possono fra virgolette riciclare nel momento in cui uno vende la macchina, si smonta il sistema e si monta sulla macchina nuova. Quindi direi che a livello di ammortamento è un ottimo investimento. Quindi direi che anche per questa BMW 420 oggi è tutto. Come al solito andate a consultare il sito www.9000giri.it nell'archivio elaborazioni, cliccate sulla campanella e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Un saluto, alla prossima.